Oggi si festeggia Sant'Evaristo. Auguri a coloro che portano questo nome. Ma chi è Sant'Evaristo? Sant'Evaristo è uno dei primi pontefici della storia della Chiesa, quinto vescovo di Roma dopo Pietro, Lino, Cleto e Clemente. Avrebbe operato tra l'anno 96 e il 117 sotto l'impero di Domiziano, Nerva e Traiano. Un periodo eccezionalmente pacifico per i cristiani di Roma, che avrebbe permesso al pontefice, come allora si definivano tutti i capi religiosi, di regolamentare e consolidare l'organizzazione ecclesiastica della capitale. Notizie di Sant'Evaristo ci giungono da Eusebio di Cesarea, scrittore e vescovo greco, vissuto tra il 265 e l'anno 340 e autore di opere di grande valore come La Cronaca, un compendio di storia universale e altri scritti storici ed apologetici, il quale cita esplicitamente Varisto all'interno della sua storia ecclesiastica, la prima storia universale del cristianesimo dalle origini al 323. Qui si legge che Clemente I, dopo 9 anni di pontificato, vale a dire tra l'anno 88 e il 97, trasmise il sacro ministero a Evaristo, che è rimasto sul soglio pontificio fino all'anno 105, anno della sua morte. Evaristo succedeva a un pontefice che si era attirato contro i vertici dell'impero, proclamando solennemente l'autorità assoluta del vescovo di Roma nella sua famosa lettera ai cristiani di Corinto. Greco, originario di Antiochia, come Sant'Ignazio, ma figlio di un giudice originario di Betlemme, Evaristo per primo avrebbe suddiviso la città di Roma in 25 parrocchie affidate ad altrettanti presbiteri affinché le guidassero come titolari a vita, e aveva stabilito che 7 diaconi assistessero il vescovo nella predicazione per rendere testimonianza della sua ortodossia. Sacerdoti, diaconi e più tardi i vescovi delle diocesi circostanti come Ostia, Albano, Frascati, sarebbero diventati in seguito i diretti collaboratori del Papa nel governo della comunità cristiana, costituendo di fatto il cardine dell'ordinamento della Chiesa. E si ritiene che lo stesso Sacro Collegio dei Cardinali avrebbe avuto origine dalle riforme volute da Papa Evaristo. Con Evaristo nascevano i cardinali, nel senso più pieno del termine. Cardinali, infatti, deriva da cardine, cioè perno, sostegno, attorno al quale far ruotare tanti altri elementi. Mentre diaconi si vedevano affidare il compito di assistere il pontefice durante le liturgie in qualità di testimoni della sua ortodossia e come stenografi delle sue prediche. Era un titolo onorifico, ma con valore educativo molto alto, ancora più alto. Il diacono si trovava ad essere al tempo stesso testimone per sé e per gli altri di un insegnamento impartito direttamente dalla più alta carica della Chiesa, che professava l'integrità della dottrina cattolica. Anche il martire San Lorenzo, ricordate, aveva rivestito questo ruolo, era un diacono. Una conferma è riscontrabile anche nella fama di Eusebio come papa liturgista e promotore delle regolamentazioni di solenni cerimonie per la consacrazione delle chiese, o più semplicemente la consacrazione di altari sulle tombe dei martiri, nelle catacombe sulle quali si celebra il sacrificio della Santa Messa. Periodo di pace vissuto da Evaristo lascia supporre che non sia stato martirizzato, contrariamente a quanto suggerisce la tradizione, che dà notizia
del suo sacrificio. Il martirologio romano pone la data della sua morte al 26 ottobre dell'anno 105 e a Roma si festeggia Sant'Evaristo, Papa e Martire, il quale, si legge, sotto l'imperatore Adriano, imporporò del suo sangue la Chiesa di Dio. Questo si legge nella sua tomba. Per questo viene raffigurato con la palma, appunto, del martirio. E il nostro santo si invoca, come San Biagio, per guarire dai mali della gola. E allora noi, nella festa di Sant'Evaristo, rivolgiamo al Padre la fervida preghiera. Preghiamo te, Salvatore Signore, Dio di ogni carne e Signore di ogni spirito, benedetto largitore di ogni benedizione. Santifica questo nostro Vescovo, conservalo al di fuori di ogni tentazione, donagli sapienza e conoscenza e fa che progredisca rettamente nelle tue scienze. Ti preghiamo anche per i sacerdoti che collaborano con lui. Santificali. Concedi loro sapienza, conoscenza e retta dottrina. Fa che essi annunzino le tue sante verità in modo retto e irreprensibile. Santifica pure i diaconi, affinché siano mondi di cuore e di corpo e con coscienza monda possano celebrare il culto e accostarsi al santo corpo e al santo sangue. Ti preghiamo ancora per i suddiaconi, i lettori e gli interpreti, che ricrea a tutti i ministri della Chiesa. A tutti concedi pietà e misericordia e progresso. Ti preghiamo per coloro che conducono vita eremitica e per quante si mantengono vergini, fa che portino a termine la loro corsa senza colpa e la loro vita senza interruzione, affinché possano trascorrere tutti i loro giorni in purezza e santità. Abbi anche pietà di tutti coloro che vivono nel matrimonio, degli uomini, delle donne e dei fanciulli, e concedi a tutti la benedizione del progresso e del miglioramento, affinché diventino tutti uomini vivi ed eletti per il tuo unigenito Gesù Cristo, per mezzo del quale è a te la gloria e la potenza nello Spirito Santo, ora e per i secoli dei secoli. Amen.